e benvenuti a tutti alla Sagra Paloschese di San Lorenzo. Quest'anno è la prima esperienza che facciamo il Palosco Scott Talent, però voglio presentarvi una paloschese doc con un caloroso applauso, Michela Botti! Grazie. Due categorie principali, ballo e il canto. C'è una giuria qua davanti di persone molto serie che adesso vi presento a uno. Sara Pagani è di Palosco, insegnante di danza classica. L'ultima stagione ha ballato niente po' di meno che all'Ariston. Quindi abbiamo un'altra donzella, è Francesca Beni, è insegnante di teatro dal 2009 ed è diplomata al Teatro Arsenale di Milano. L'unico maschietto della giuria, il maestro Marcello Merlini, è un ex giovane tenore bergamasco, è direttore della compagnia Magico Baule, è un insegnante di canto. Dobbiamo fare il test. Facciamo la prova, dai. Con l'applausometro. Quando sei pronto possiamo andare. 1, 2, 3. Il risultato del test sarà certificato ovviamente dalla vigilanza. È pubblico ufficiale, mi sembra giusto. Che nessuno possa dire che si imbrogli. Gubinelli Maurizio. Eccolo qua, primo concorrente, beh, effettivamente c'è la sua età. Sì. Complimenti. Di dove sei? Non di Bergamo. Io sono di Bergamo, diciamo così, importato dal 1970. Vivo di Bolzano? Vengo da Roma. Da Roma, vieni anche da Roma. Perché canta una canzone di Manfredi. Canti una canzone bergamasca? Tanto per cantare. Quindi. Stasera canto una canzone romana, ma siccome so che tu sei appassionata di canzoni romane, mi sa che ho fatto una scelta difficile. È vero. Quanti anni hai? Io ce ne ho 71. 71 anni, ragazzi. Beh, allora qualche anno più di noi, dai. Te l'avevo detto, dai, ascolta. Via che ci siamo, in diretta su Radio Pianeta Paloschi Ghost Talent. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore de lilla, che mi riporti verso il primo amore. Sospirava le canzoni mie e mi rintontoliva de bucie. Grazie. Ecco, un bel personaggio, dai, anche perché non è assolutamente facile. Sì, perché l'ha interpretato a modo suo. Maurizio Gubinelli, con Tanto per cantare. Volevo fare tantissimi complimenti a Maurizio perché penso che veramente ha decisamente rotto il ghiaccio. Vi dico che per esperienza è difficilissimo aprire una serata. Cioè, Maurizio dopo 30 secondi ci ha fatto battere le mani, quindi bravissimo. E mi è piaciuto tantissimo anche il fatto che ha presentato se stesso e il suo lavoro, dando un po' una cornice anche dove inserire la canzone. Attenzione che adesso arriva la seconda concorrente. Sono di Romano di Lombardia, voce eccezionale. 29 anni, 29. Quasi. Sai, canterà una canzone di Alexia, bella, ma sicuramente la stravolgerà come fa di solito, perché ha questa grande dote. Allora, in bocca al lupo anche a te. Grazie. E pronti? Partenza, via. Grazie. Eccola qua, Angela Cassinelli. Buonasera a tutti. Per dire di no. Per dire di no. Per dire vai via. Per dire dai, resta qui. Va bene così. Per dire di no. Straordinario, una voce, hai una voce straordinaria. Questa è la parte buona della mia osservazione. Mi raccomando, lascia stare la gola e cerca di trovare dei modi di interpretazione che non coinvolgano la distruzione del tuo timbro, che è già molto bella. Tutti i problemi. E adesso chiamiamo il nostro cantautore, Mascolo Francesco, che canta Una notte d'estate. E guardo il cielo in una notte d'estate, tentazioni confuse, stelle taroccate, è solo un trucco, lo sai, scopri le carte, la libertà diventa reale. E guardo il cielo in una notte d'estate, tentazioni confuse, stelle taroccate, è solo un trucco, lo sai, scopri le carte, la libertà diventa reale.
C'è efficacissimo il testo, veramente bello, complimenti. Va bene, allora in bocca al lupo Maurizio. Crepi. E palla su I Can Transform You di Chris Brown. Sentiamo se la nostra giuria ha qualcosa da dirti. Ho visto molto stile, un bello stile, un bel movimento, poca tecnica. Sei giovane perché hai 21 anni, sì. Si vede e si sente, è arrivata la tua passione. Dai. Stratus e Leonora, ci porti una canzone abbastanza impegnativa. I Will Always Love You di Whitney Houston. Dai, ascoltiamola. Ascoltiamola. Always love you. Love you. I will... Qualche piccola stonatura iniziale. Sì. Guadagnata un'audizione. Vabbè, se vuoi dire, brava, ragazzi. Io ti ascolto e mi sarei onorato della tua presenza nel magico baule. Oh. Allora lasciamolo cantare, dai. Va bene, allora. Se si potesse non morire. Se si potesse non morire. Italo Alves. Se si potesse non col sole. Se si potesse nascere ogni mese. Per risentire la dolcezza di una madre o un padre. Dormire al buio senza più paure. Mentre di fuori inizia un temporale. Mentre di fuori inizia un temporale. E bravo, bravo Italo. Bravo. Questa bravo, è una canzone bravo. Che sente sua. Mi sei piaciuto? Ci sono timidezze che allontanano e timidezze che invece avvicinano. E la tua è una di quelle che fa sì che noi ti ascoltiamo. Finora sei il mio preferito. Sei il concorrente che deve vincere fino adesso. Bravo. La Mai, che cognome particolare? Sì, perché mio papà ha origini albanesi. Ah, quanti anni hai? 14. Surrender di Celine Dion. I'm making giving that all to me. I hold you in my arms and never. Grazie. 14 anni, assolutamente straordinaria. Padronanza del palco eccezionale. Greta, complimenti. Hai una voce stupenda, un timbro bellissimo. E tu hai solo 14 anni. Mentre cantavi io dovevo continuamente ripetermelo per ricordarmelo. Tu hai nelle tue mani una Ferrari, ma hai 14 anni. E quindi stai attenta. Ricordati che quella Ferrari lì bisogna imparare a guidarla. E questo guarda che è un complimento, perché grazie. Veramente la voce è di una notevolezza. Io ho allieve che studiano da 10 anni e non cantano come canti tu. Complimenti, complimenti, uno stile bellissimo, fai questa accademia, hai un movimento eccezionale. Qui devo dire che l'età si abbassa e il livello sale. Canta What's Up dei No Brodies. Sentiamo la giuria. Ciao Jennifer. Ciao. Canzone difficilissima. Cioè l'hai riproposta a modo tuo e questo l'ho apprezzato tantissimo. Bellissimo. Parecchissime imprecisioni, ahimè. Giovanissima anche buonasera. Lei. Buonasera. E allora, brava. Ah, beh, allora. Aspetto di Björk che è It's So Quiet. It's so peaceful and sad. You're in Dubai, people. You shy and you yeah, ha 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 ha, you brought the spell. Jet this is. Allora, Debora, bravissima per innanzitutto un applauso per la scelta difficile che hai fatto, una scelta coraggiosa, ma l'hai affrontata e l'hai vinta la scelta che hai fatto perché l'hai grazie. Eseguito veramente bene il pezzo.
la pronuncia perfetta britannica. Si vede che ci hai fatto uno studio. Si vede tantissimo la preparazione tecnica e la precisione con cui canti, quindi brava. Complimenti, mi sei piaciuta. Difficile, no? Claudia Capuzzi, eccola qua. Un po' più basso di te. Ciao. Grazie. Con Run di Leona Lewis, canta Capuzzi Claudia. Grazie. Love, love, and we run for your light. I cannot speak, I understand why you can raise your voice too. Come prima ha fatto il mio collega, adesso lo faccio io e mi sbilancio. Meriti di vincere per me. Mi hai fatto dimenticare di doverti giudicare. Bravo, mi sono commossa anch'io. Mi è piaciuta. Preferisco più la tua voce sulle note un po' più basse. Sempre devi ricordarti di scaldare la voce prima di salire in palco, soprattutto prima di fare un pezzo di questa difficoltà. Sei un cavallo pazzo, cara. Devi metterti le briglie, perché i cavalli pazzi con le briglie possono vincere tutte le competizioni che vogliono. Speriamo. Ma devono mettere le briglie. Certo. Brava, brava, brava. Adesso si balla, Joe, perché allora, arriva una coppia, Fabrizio e Gloria, Fabrizio Cervis e Gloria Arici, e balleranno danze latinoamericane e caraibiche. Ah, bello, dai. Mi piace la coreografia, però non ho capito la storia. Dato che siete anche una coppia nella vita, usate un po' più di sensualità nella danza. Carissimi, molto bello, molto netto il movimento, mi è piaciuto. Non ho visto invece il trasporto e l'espressione nel viso. Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron e Tosca. Grazie. Eccoli qua, allora sentiamoli Tullio e Miriam, siamo veramente curiosi. Il mio petto, gli occhi dolcemente, e non ti preoccupare, entra nel mio cuore e lasciati andare. Molto carini. Finalmente abbiamo visto un duetto su questo palco con due persone che parlano tra di loro. L'intonazione e la tecnica invece, ai ai ai. Quindi Marcello, devo dire che hanno fatto una bella selezione. Allora, sì, assolutamente. Canta Summertime di Cashree. That's you, that morning, you're going to rise up singing. Wait, Daddy and Mommy. Grazie, bella tecnica, tutto. Grazie. Sì, si sente tantissimo l'ottima preparazione tecnica. Erika, sì. Bravissima, perché sei stata la più furba anche. Hai cantato con impostazione lirica. Sì. Non hai tradito la tua impostazione e quindi eri nel tuo ambiente e non sei andata a voler scimmiottare la cantante pop. Sola di Nina Zilli. Sì. Quanti anni hai? 14. Da stasera resterò sola. Sola. In questo blues. Mamma mia, quanto è brava. Mamma mia, l'ultima 14 cantante. Anni, una padronanza del palco incredibile anche lei. Anche lei. Io intanto ti faccio i complimenti, perché così come è difficile all'inizio rompere il ghiaccio, è difficilissimo star lì dietro ad aspettare fino alla fine. Un timbro che è molto più maturo e adulto della tua età. Complimenti. Tu hai già una bellissima voce tua, non hai bisogno di imitare nessuno. Mi sembrava di rivedere Nina Zilli sul palco. È vero, è vero. Mi è piaciuta, però prova a personalizzarla un po' di più. Ci sono 100.000 idee, poi bisogna concretizzarle. E
il concretizzarle è stato fatto da un gruppo. È un gruppo di ragazzi che quest'anno, già dall'anno scorso con la camminata, ma quest'anno anche qui presenti a raccogliere i tavoli, Factotum, sono i ragazzi del Centro Zero. Grazie a tutti voi! È il momento, ci siamo, momento. Ci siamo. Là, bene. Non hanno sentito l'applauso! Bravi davvero e grazie di aver partecipato. Allora, Greta. Allora, sono rimasti. Greta. Greta, Erika e Claudia. Tre ragazze. Talento, nella maniera più assoluta. È un ghost talent. Allora, ci partiamo siamo. Dal terzo. Al terzo posto. Claudia Capuzzi, sì, terzo brava. Posto. Meritatissimo, molto brava. Adesso, chi vincerà fra... la soprano al Erika. Secondo posto primo deve dire Erika e vince Greta. Greta Lamai, bravissima, voce straordinaria, ricordiamo autodidatta, 14 anni, bravissima, complimenti. Meraviglioso. Allora,